Ciao Beppe. Pronto? Il Marco Lanzani! Marco! Mi avete riconosciuto col pronto? Subito. Sono Marco Lanzani di Cantù, sono qui con il mio designer Manny. Il Manny, che sì, però è timido e non può parlare. Ah, ok, ok. Ma vi saluto tantissimo. Il Manny a disegnare i mobili è il numero uno al mondo. Bravo, sì. Cioè in Europa, Sì. Quindi nel mondo, perché fuori dall'Europa fare i mobili fa cagare. Certo. Per esempio bravi, effettivamente. L'ultima creazione del Manny lo sapete qual è, no? No, qual è? È il divano hipster. Quello con la barba, sì. Il divano con la barba. Sì, adesso sto vedendo di fargli fare anche il divano con i pantaloni corti. Vabbè, è stato giusto. Però il Manny e la Ranzani Mobili seguono molto le mode dei giovani. Bene, bene. Per questo motivo il Manny ha creato la sedia Luisa. La sedia Luisa? È la sedia con la barbisa. No. Ma non è più di moda quella roba lì. Ragazzi, da quando è arrivato il Manny alla Ranzani Mobili, sì, sono tornati i tempi d'oro. Meno male. Io non è che abbia mai avuto grande crisi, però ad esempio il lunedì, vi faccio un esempio, io il lunedì prima, tutti i santi lunedì, bruciavo i soldi. No, caspita. Bruciavo i contanti. A me, guarda, te lo dico proprio Ferrari, toglimi tutto ma non toglimi quel rito di bruciare i contanti il lunedì. La mattina. Faccio un bel falò nella Villa Ranzani. Sì. Tu hai mai provato, Roberto, no, a dare no, fuoco delle banconote? Penso neanche a DJ Angelo. No. Guarda che ci dovessi provare. All'inizio ti girano un po' i coglioni, perché dici, ma cosa sto facendo? C'ho quei quattro spiccioli che ho rubato in Svizzera. Invece... però dopo è una liberazione, sì, cioè ti senti libero dal sistema, dalla società che vuole che tu abbia i soldi. Questo mi piace, questa filosofia mi piace. Roberto, sì, dopo il programma, prova a bruciare, inizia con poco, 50 euro. So che per te 50 euro tiri tutto il mese, però. Per tutti. Poi domani me lo dici. Va bene. Guarda, io ti anticipo, sono delle emozioni molto forti, non è facile com'è. Me lo immagino. Sì, perché ti girano. Ma puoi tornare indietro a un certo punto, no. Come? No, una volta bruciati, cazzo fai? Spendi la cenere, non so, Roberto. Vedrai che ti girano i coglioni e poi ti senti molto bene. Ma se lo dici tu, magari provo Marco, con 5 euro. Io sì, vado in centro a Carimate con John Travolta. Ti serve qualcosa? Allora prendimi un portafogli che ieri l'ho regalato a un lavavetri. Ha tutto il portafoglio? Sì, gli ho dato tutto il pacchetto. Mi raccomando, è solo con de garçon. Ma Marco, non ce l'hanno il con de garçon giù a Carimate. Cosa faccio? Ti prendo un Gucci, un Prada o un Marco Latella? Che cazzo è il Marco Latella? Ma come? Marco Latella è uno stilista nuovo che fa pagare tutte cose al triplo, anche se la qualità non è proprio il massimo. Perché? Scusa. Tipo il portafoglio di Marco Latella mi pare che costi intorno ai 900 euro. Ma Anna, ma prendiamolo subito! Ma cosa stiamo aspettando? Prendine uno anche al Manny, che gli faccio un regalo a sorpresa, vai tranquillo. Va bene Marco, ti saluto anche John, ha già acceso l'aereo. Va bene, ci vediamo dopo amore. Avvisa il John di decolare alto, che il cane del Ghisletti ha 17 anni ed è debole di cuore. Allora ragazzi, Angelo, siamo qua. Roberto Ferrari, passami Angelo, che è quello intelligente del duo. Non è vero. Senti, ma sono sempre Marco Lanzani, Angelo. Sì. Ascolta un attimo. Mi hanno detto che vai in giro in bicicletta per Milano. Sì, anche in moto. Anche in Ma perché non mi raggiungi qui a Cantù per un brunch? Magari veniamo io e Roberto qualche giorno, dai. Allora, c'è la piscina? Sì, beh, certo. A proposito della piscina, sì, io volevo fare un regalo all'Anna, no? Sì. Allora, mi è venuta questa idea, Angelo, dimmi, me l'ha data il Manny in realtà. Sì. Io volevo riempire la piscina di bollicine. Sì. Magari un Franciacorta, un bella vista. Come vi sembra l'idea del Manny? Mi fa leggere una cantina, eh. Allora faccio una telefonatina giù in Franciacorta. Dice il Manny. Va bene. Buongiorno della vita. Salve, buongiorno, sono il Marco. Senta, io dovrei fare una sorpresa alla mia fidanzata, no? Vorrei riempire la mia piscina di bollicine Bella Vista. Caspita. Sì. Voi avete dei camion per la consegna o devo acquistare delle bottiglie singole? Una per una. Noi non facciamo vendita di vino sfuso, ma vendiamo solo bottiglie. No, perché con la se devo prendere delle bottiglie il lavoro mi diventa un po' lungo, capisce? Piace. Anche perché io problemi economici non ne ho. Beato lei, insomma. Purtroppo noi non vendiamo vino sfuso, anche perché non è pronto il vino, non lo stiamo imbottigliando, per cui. Mi scusi un
attimo che sento poco che è passato l'aereo di John Travolta, che sono lui e l'Anna che vanno a Carimate a prendermi il portafoglio di Marco Latella. Quindi stavamo dicendo, voi non potete consegnarmi un camion intero di bollicine per la piscina? Mi dispiace. E rovesciarlo direttamente dentro? Mi dispiace, no. Niente da fare, vabbè. Si può nuotare. Vabbè, prendo le bottiglie allora. Quante bottiglie ci vorranno per riempire una piscina? Dipende quanto è grande la piscina. Eh sì. Sarà un 10x8. Però deve contattare una cosa. Scusi un attimo che lo sento. John Travolta questo qua. Si sarà dimenticato il portafoglio. La pista è di là, John! Pirla! Su Radio. No, ascolto, ciao belli, volerò, sognerò, su di te, ciao belli, ciao belli, yeah. Ando brutto, ciao belli, ciao belli, yeah. Ando brutto, ciao belli. Ragazzi, ma come si sta da poveri? Insomma. Stamattina mi sono svegliato con questo quesito. Sì. Volevo chiedervi, soprattutto a te Ferrari, dimmi, no? Chiaro, le vostre sensazioni, sapendo che non vi potrete mai permettere di avere un aereo di linea col vostro nome scritto sulla fiancata. Cioè, non è triste sapere che dovrete sempre viaggiare con EasyJet con quegli altri aerei lì del mio amico, come si chiama? Il Ryan. Adesso hai un aereo di linea tutto tuo, vuoi dirci? Io ne ho due, Angelo. Come due? Calma. Allora, sul Boeing ho fatto scrivere Ranzani Mobili. Sì. Mentre sulla fiancata dell'Airbus ho fatto scrivere. È un po' lunga la scritta, eh? Sì. Allora, c'è scritto: su questo aereo viaggio i Ranzani. Sì. L'aereo mobile ha 367 posti. Sì. Ma solo la mia poltroncina è occupata. Sì. Così sono sempre il primo a ricevere lo snack salato. Sì, ho capito. Che poi la signorina mi chiede dolce o salato, certo. E io chiedo sempre il salato. Vabbè. E quando arrivo a destinazione, sì. Col cazzo che faccio la coda per scendere. Quella è brutta. Che non ho mai capito perché quando l'aereo arriva in aeroporto la gente si alza come gli Usain Bolt che deve fare la gara chi scende prima. Non ho capito. È vero. Tanto certo. Scendono tutti insieme. Certo. State calmi. Cazzo, comunque che nostalgia. Mi avete fatto venire in mente il Ryan della Ryanair. Che... Eravamo amici da bambini. Bambini, ma veramente? E lui è nato Mariano Comense. Ryan. Abitava vicino a Fiorenzo. Sì. Infatti loro due quando si vedevano dicevano sempre questa frase. Sì. Oh figa. Sempre. Io e Ryan abbiamo vissuto tutta l'infanzia insieme. Mi ricordo che quando il sabato giocavamo a Monopoli, no? Sì. Arrivava un furgone da Bergamo con 6 muratori a bordo. Con 6 muratori a bordo. E per costruire le case e gli alberghi, no? Cioè, la partita Monopoli, se qualcuno voleva costruire una casa o un albergo, non metteva la casetta di legno del Monopoli. Ah, caspita, ma veri alberghi. Un vero immobile costruito da veri muratori di Bergamo. Bellissimo. A proposito di mobili, ragazzi, è iniziata la fiera del mobile. Sì, lo sappiamo. Oh, ragazzi, lo stand della Ranzani Mobili è secondo in grandezza solo quello della Polyform. Va bene. Ma io, a differenza dell'Aldino Spinelli, che lo saluto, ho una nuova poltrona da lanciare sul mercato. L'abbiamo già capito qual è. La poltrona Fausto Leali. Bellissimo. Ve ne mando una in radio. Così la fate provare a Linus, magari si fa un giretto su qualcuno. Un giretto di volo per portare quella. Ragazzi, col salone del mobile sono partite anche delle feste bellissime. Ah sì? Stasera c'è al Bibros, c'è Miss Divano Bagnato. Com'è Miss Divano Bagnato? Appunto. Ferrari, devi venire, l'Angelo lo lasciamo a casa che è un po' acciaccato. Sì. In pratica una ragazza si siede sotto la doccia col divano. Sì. Sotto la doccia, ok? L'anno scorso ha vinto la Franca Minotti. Sì, sì. È stata squalificata però perché i giudici hanno scoperto come ha fatto a bagnare il divano. No. Questo è un po' pesante. No. Va bene, abbiamo già capito. Ma tu sei già a Milano comunque. No, Angelo, io sono ancora sull'isola di Mantegato. Ho fatto un weekend lungo, sì. E sono qui perché i miei sudditi hanno organizzato i giochi per il Marco Ranzani, che io sono il loro re. Sono giochi sacrificali. E quindi mi sono dovuto fermare. Domani comunque sarò giù da voi al Salone del Mobile per fare le foto davanti alla poltrona Fausto Leali. Scusate un attimo che adesso sto cominciando i giochi. No, li seguiamo. La sigla barocca è sempre bella, eh?
ai giochi di Mantegazza. Ora, per rendere onore al nostro re Marco Ranzani, sì? Il suddito Walter Piano offrirà sua moglie a due uomini di colore che la possiederanno le posizioni, mentre lui ingurgita un bicchiere di acido muriatico. Ma no! Mi sembra un po' eccessivo, però va bene, dai. Ma come va bene? Fermali. Sai che ho lo slot dell'aereo privato che mi parte. Fermali subito. Ciao, sono Walter Piano e lei mia moglie Patrizia. Bravo. Mio re, offro mia moglie Patrizia a questi uomini di colore affinché la prendano in tutte le posizioni e tu possa trovare svago. Bravo. Intanto, io per farti divertire ancora di più, verrò un bicchiere contenente acido muriatico. Ma muori! Bene, ed ora aspettiamo l'ok del re per dare l'inizio al gioco. Bene, intanto mando due mail, Ma cioè, non gli interessa niente. Allora? Del tu l'ok, re. Ah sì, stavo mandando una mail, scusate un attimo. Ok, va bene. Patrizia, per favore, spogliati e vai con questi due signori. Sì, Walter. E io intanto berrò un bicchiere di acido muriatico. No, no, lasci perdere. Sì. Amore, più forte, fai divertire il re. Sì. E io voglio dare il mio contributo bevendo dell'acido muriatico. Ma, no, 3, fermatemi. 2, no, non lo faccia, 1. Non lo faccia. Stavo mandando un sms e mi sono perso la scena. Le borse sono in picchiata, il sistema bancario intero è a rischio, c'è solo una persona al mondo che è contento di tutto ciò. Sì. Lui è Marco Ranzani da Caltù. Per forza che sono contento. Ciao Marco. Ciao poveri. Ciao Angelo. Buongiorno. Angelo, ma il Ferrari è sempre in mezzo alla strada? No, cosa dici? Non ci mancherebbe. Allora, dicevo che sono molto contento, sì? Perché così riesco a bruciare dei capitali che altrimenti io e l'Anna in due facciamo fatica. A bruciarli in che senso? Ne parlavamo ieri sera, se non ci sbrighiamo a spendere tutti i soldi che abbiamo, non basta una vita, non so. Cioè, veramente... Avete un figlio, se non sbaglio. Sì, tra l'altro quando avevamo il figlio era più facile, sì. Il Folleroi. Il Folleroi, mio nostro figlio. Quando Folleroi spendevamo di più. Poi il Folleroi è scappato. Quando aveva 4 anni. No, aspetta un attimo, aveva 14 anni. Come mai è scappato? 4 anni fa è scappato. È scappato perché. Allora vi spiego, per i suoi 18 anni, quindi adesso ne ha 22, diciamo, certo. Non mi ricordo più cazzo quanti anni ha mio figlio, comunque non ricordo. L'importante è che mi ricordo quanti soldi ho io, poi l'età è una cosa relativa. Tuo figlio, vabbè. Allora, quando ha avuto 18 anni, aveva chiesto di avere come regalo lo Juventus Stadium. Lo stadio. Allora, io e mia moglie siamo andati dagli Agnelli a parlare per comprarlo, no? A comprare lo stadio, chissà quanto costa. Ecco, loro però non ce l'hanno venduto. Ci credo. Ma io gli ho offerto il triplo del valore, niente da fare. Allora, non vi dico il Folleroi, la sera del suo compleanno, no? Lui era lì che già si immaginava di avere lo stadio suo. Cosa se ne fai lo stadio? Per palleggiare, perché lui palleggiava. No? E poteva palleggiare. Allora era lì che spegneva le candeline, convinto che gli regalavamo lo stadio, giustamente, come ogni ragazzino di 18 anni, cioè certo, poi. Ovvio. Dopo rimane male, certo. E invece con la scema dell'Anna, mia moglie gli ha preso il DVD di Rocky 4. C'è un po' di differenza, effettivamente. Tra l'altro io dico, va bene, lo stadio della Juve non c'è, almeno prendi quello della Salernitana, non lo so. Non c'è anche stadio, bravo. Cioè, cazzo, riprendi il DVD. Allora, il Folleroi è scappato di casa. Sì.
Era un ragazzo molto sensibile, Ha fatto finta di niente, sì. Poi nella notte si è calato dalla finestra della Villa Ranzani con un lenzuolo di Gucci. Come uno che sta scappando di raso, raso nero, molto bello, è scappato via col Cayenne del giardiniere, perché il giardiniere c'è il Cayenne. Alla qui, faccia a Villa Ranzani anche, è declassato, sì, anche tutta la manodopera, tutti diciamo, i lavoratori qui, anche il più povero, ha in dotazione un Cayenne. Cioè magari tu prendi 300 euro al mese di stipendio, però hai il Cayenne. Cioè già di dotazione, cioè non devi pagare niente. La mia Anna piangeva come una disperata. Ci credo. Io ho pianto, però dopo, quando ho visto che il Font Leroy per la fuga aveva usato un lenzuolo di Gucci, e lì allora ho detto, cazzo, è proprio mio figlio. Perché il Font Leroy per scappare non ha scelto un lenzuolo qualsiasi di un'altra marca, cioè, che io non dirò. Ovvio, bravo, bravo. Ha scelto il lenzuolo di Gucci. Marco, sì. Sto andando in pasticceria. Hai 3.000 euro in contanti che prendo le paste? È mia suocera. Ah, suocera. Certo, signora Brambilla, guardi che ce ne sono 6.000 sul sedile dell'elicottero. Che stamattina ero in giro a lanciare i soldi dall'elicottero a 9 drate. Che bello, Marco, lanciare i soldi su 9 drate. A me piace tantissimo. Perché se ti abbassi di quota, vede la gente che piange di gioia. Perché sono tanto poveri. Sa, signora, che lei ha perso completamente l'accento meridionale. Signora, sono molto emozionato perché sono al telefono col DJ Angelo, no? Gli stavo raccontando di nostro figlio, di Font Leroy. Sì. E chi è Font Leroy, scusa? Font Leroy. Suo nipote, signora, non si ricorda un cazzo lei. Suo nipote. Ah, già, vero. Il Font Leroy mi manca tantissimo. Non pianga signora. Ti ricordi che emozione quando era nato? Sì, come no? E tu l'hai preso in braccio e gli hai messo su i Ray-Ban. Sì, me lo ricordo, che lui piangeva, no? Allora tutti che pensavano adesso gli metterà il ciuccio, no? Io gli ho dato un bel paio di Ray-Ban e lui ha smesso subito. Era piccolo. Perché ha visto che le lenti erano Bausch & Lomb. Dai Marco, prova a chiamare sul cellulare. A chi? Chissà dov'è, chissà cosa fa, se hai i soldi. Si è polvidirato. Cosa? Allora prova a chiamarlo. Però. Io ho ancora il numero vecchio. Quando... una carambata. Cazzo, sì, un po'. Anni. È padre e figlio. Pronto? Pronto? È lui. Mi trema un po' la voce. Pronto, sono Ranzani. Parlo col Font Leroy Ranzani, mio figlio. Sì, sono io. Chi parla? Sono tuo padre. Font Leroy, sono 4 anni che non ci sentiamo. Ti prego, non riagganciare. Dimmi almeno che hai un polpigo al polso. Gli devi chiedere il polpigo. Non mi sarà mica diventato un povero, mio figlio. Ma poverino. Vabbè, ragazzi, io... cosa vi devo dire? Non ho avuto voglia di parlare col padre. L'importante è che stia bene. Poi oggi non dobbiamo essere tristi perché tra pochi giorni c'è l'inaugurazione. Di che cosa? Non vi ho detto niente, ragazzi. Niente, non sappiamo niente. Angelo, dai, te l'avevo detto a te, Angelo. No, niente. A quel pirla del Ferrari non gliel'avevo detto. Che cos'è? Che inauguro l'outlet per i ricchi. L'outlet per i ricchi. Le cose che costano meno. C'è già pronto lo spottone. Mandate in onda lo spottone, dai. A Vertemate, a pochi chilometri da Cantù, è nato il Vertemate Outlet Village. Il primo outlet per chi ha i soldi e non vuol mischiarsi con i barboni. Non è un outlet. È appunto. Vertemate Outlet Village. Il primo outlet dove le cose costano di più che in negozio. Un esempio? Giacca Vento Colmar, da 259 euro a 1450. Adidas Stan Smith, da 80 euro a 459 euro. Tutto questo ti sembra incredibile? Infatti, molto. Vieni all'inaugurazione del Vertemate Outlet Village. A Vertemate, a pochi chilometri da Cantù. Per fare i tuoi acquisti senza barboni al tuo fianco che guardano le etichette del prezzo. Ti aspetto, Pronto? Pronto. Uè, poveri! Sono il Marco Ranzani, ma quanto tempo è che non... È un po' che non ci sentiamo, come stai? Avete cambiato il numero? No, è sempre quello, ci mancherebbe. Come state, barboni? Benissimo, sempre barboni, ci mancherebbe. Ogni tanto vi chiamo per sapere se Ferrari ha fatto bancarotta. No, sempre a posto, sempre a posto. Uè, Roberto?
lasciato. Dimmi. Ti ho lasciato che avevi una linea di abbigliamento. Adesso cosa vendi? Cambiato. Non vendi un cazzo. Ma come va la vita? Va bene. È un periodo di crisi, ma non per me. Ma ci chiedono quelli ricchi come te che crisi sentono, dai. Oh ragazzi, sapete dove sono adesso? Dove sei? Sono qui al semaforo, sì? A Milano, sono venuto a Milano, ho posteggiato il Cahier lontano. Sì. Sono... beh certo, sì. Mi sono travestito da barbone, sì? E regalo i soldi a semafori. Caspita, scendiamo subito. Aspetta un attimo, aspetta. Automobilista, scusi, buongiorno. Senta, lei come ha messo quei soldi? Guarda, malissimo, faccio fatica a tirare alla fine del mese. Tenga 20.000 euro in contanti, tenga qua. 20.000! Se ripassa domani le porto un milioncino, va bene? Va bene, grazie. Vabbè, non lo sentivo tanto entusiasta però, eh. Aspetta che c'è uno con la macchina da barbone, aspetta un attimo. Che macchina è questa qua? La fanno ancora? Ma che no, che fa schifo veramente. No, dai. Scusi, mi permette un attimo? Se mi metti una mano sul vetro ti spacco la testa. No, non è un lavavetri. No, guardi che io non sono un lavavetri, eh. Io volevo regalarle 50.000 euro. Sono i Ranzani, travestito da povero. Tenga, se vuole il vetro della macchina, viene a casa mia, Villa Ranzani, e lo montiamo nuovo. Anche. Il Ranzani non lava mai il parabrezza. Non so come ringraziarla. Vada via che c'è la coda. Spende i soldi alla faccia mia. Bene. Quando ha bisogno, mi trova qui al semaforo. Io porto 40 milioni di euro al giorno. Se viene al mattino presto le posso dare una bella cifra. Certo che se arriva a quest'ora sono le due. Ormai c'è così. Anche lei, scusi. Dici dov'è il semaforo che veniamo a trovare? Che via sei? Adesso sono qui vicino a Corso Sempione. Secondo me il Ferrari arriva fra 10 minuti. Ma che meno? Tutte e due veniamo. Va bene, vi aspetto. Ciao Barboni. Come? Tutto posto in banca. In banca sì, è mia banca per quel posto. Mi stancai. Vediamo con una richiesta. Dalla Sicilia. Ogni giorno zappo e travaglio con la pioggia. Mungo i mignali, me macchie pure sotto pioggia. Cucciature in mezzo a terra, costa minchia e pioggia. E sa fare no con la pioggia. Ma che minchia è? Se posso aprire quando dura, ma che minchia è? Sogno bagnato cade giù, ma che minchia è? Corno tutto ero solo vero, ma che minchia è? Un alluvione è? Un mare vero, si sta grabbendo, sta scappando, forse scappò. Traduci, Robby, traduci! È vero, mi stai scioccando, si grabbo il cielo. Ho bisogno di qualcuno della Sicilia che mi aiuta. Ma che manca una! Monne minchia stai, mi stancai, oh oh oh, monne minchia stai, oh oh oh, monne minchia stai, oh oh. Per me è DJ Angelo la traduzione. A domani! Ciao Beppe. Pronto? Pronto? Marco Ranzani. Ciao Marco, ma che sono piace? Marco Ranzani, come state? Molto bene. Non ti sentiamo più. Ho avuto un po' da fare, ragazzi. Poi con sta roba della crisi, sì? Siccome io sono sempre ricco sfondato. È vero, sappiamo. Non mi andava di farvelo pesare, perché io grazie. La crisi non la sento. Beh, anche una sensibilità, mi piace da dire questo. Ascoltate un attimo, quella canzone lì costa poco. Potreste toglierla dalla programmazione, perché se no cambio radio. Facciamo fare una che si chiama Costa Tanto, così meglio. Mettete una canzone che si chiama Costa Tanto, cioè costa poco, è veramente da barboni, ragazzi. Da dove ci chiami, Marco? Sono in macchina, stavo venendo via dal centro, sono stato in Monte Napoleone a fare un po' di shopping. Beato te, ho speso 12.000 euro. 12.000 poco, euro. Poco. Che hai comprato? Ho preso un paio di guanti, cazzo, cioè poco.
Li uso per guidare la macchina. A proposito, ma che macchina è? Sempre la sua solita, il Cayenne, o è cambiata? Preferirei non parlare del Cayenne perché è un momento abbastanza triste. Perché sapete che c'è tanta gente che faceva finta di essere ricco. Sì, chi aveva il Cayenne, mangiava pane e olive, sì. Ecco, allora, cosa succede? Che la gente che faceva finta di essere ricco, sì, adesso abbandona i Cayenne ai bordi delle autostrade. Ma come li abbandona? È un po' come fanno quelle persone vigliacche che lasciano il cane d'estate, quello, no? Quello si fa. Allora, purtroppo quella roba lì non si fa, perché il Cayenne è un'anima. Cioè, non è una macchina. Soprattutto come il vecchio modello, sempre quello lì che non si abbandona mai. E non so se l'avete fatto anche voi a Milano, ma a Cantù c'è una bella iniziativa, perché io ho pensato, siccome nella vita ho avuto tutto, certo, mi butto nel sociale. Bravo, questa è un'ottima cosa, bravo. E allora, se gentilmente posso approfittare della radio DJ, che vi ascolto ancora in 3 o 4, sì. Grazie. Se potete mettere lo spot del Cayenne. Ma i guanti come sono? I guanti sono in peccari, Angelo. 15.000 euro. In peccari, è un materiale tipo camoscio. Te non sei un cazzo, Ferrari, sei un povero, stai zitto. Di che stilista sono? Scusa? Di che stilista sono? Sono un monomarca. Come monomarca? C'è un paio solo. No, non posso fare nomi. Devo fare nomi? No, va bene. Faccio nomi. Vai. Sono del Ferragamo. Va bene. Ah, belli. 15.000 euro, complimenti. Ascolta un attimo, Ferrari, te sei sempre povero. Sempre poverissimo. Sempre alla cara del gas, va bene. Allora, ragazzi, Angelo, sì? Mi lasci qualche Cayenne. Quando sei giù a Cantù, vienimi a trovare, va bene. Perché sai che ho preso la villa nuova, il televisore nuovo. Caspita. Non lo dico troppo in giro perché la gente piange. Non è il caso, infatti in questo periodo forse. Ho anche un vaso per piangere, se volete. Per le lacrime. Per le lacrime, sì. Di porcellana. Allora andiamo con lo spottone. Va bene. È triste. Campagna contro l'abbandono dei Cayenne. Il comune di Cantù, sì, ti ricorda che abbandonare il Cayenne è un reato. Addirittura. Chi abbandona il proprio Cayenne lasciandolo in balia dei pericoli va incontro a una sanzione amministrativa di 150.000 euro e 4 mesi di detenzione. Caspita, anche per il tuo Cayenne ha bisogno di te. Non voltargli le spalle. L'abbandono non risolve i problemi. Sta tagliando. Se avvisti un Cayenne abbandonato, non fare finta di niente. No. Portalo a casa tua. Tienilo con te, anche se hai già un'altra macchina. Messaggio a cura della provincia di Como, bene, città di Cantù. Va bene. Torna a trovarci, Va bene. Ciao belli. Ciao belli. Pronto. Ciao Marco. Marco Lanzani di Cantù, vi chiamo a bordo della mia Porsche Patrizio. Porsche Patrizio, che modello è? Modello unico, Ferrari. La Porsche l'ha fatto e ci sono praticamente 20 modelli nel mondo. In Italia ce l'abbiamo. Sì. Io, Lapo Elkan e Antonio Banderas. 20 esemplari. Antonio Banderas se l'è comprata con i soldi dei biscotti. Solo che l'ha già rovinata tutta. Come mai? Perché ci mette le galline nella. Ma sopra le galline. E le galline con l'interno in pelle, loro graffiano. Lui non l'ha ancora capita questa roba qua. Scusate un attimo che sto guardando il navigatore perché sto guidando. Svolta a destra in via Garibaldi e nel frattempo lancia 1.000 euro alla povera gente. Va bene. Facciamo 1.500 sto semaforo qua, va. No. Tieni, povero, vieni qua. No. Tieni. Mi faccio trovare io. Anch'io. Dov'è la via? Era il Procaccini, ero qui là, qua vicino a voi, Radio DJ. Sì. Scendiamo vicino a Bubu. Allora, abbiamo letto che il basket Cantù è stato acquistato da un magnate russo, vero? Aspetta un attimo che devo prendere a calci uno al semaforo. Guarda che ti ho già dato 1.000 euro. Adesso non esagerare. Ah sì, parliamo di questo problema qua. Sì. Allora, c'è sto problema che il magnate russo ha comprato la squadra del basket. Aspetta un attimo che lo stanno parlando alla radio. Aspetta. Bene.
È il giorno della svolta per la pallacanestro Cantù, perché sì, è quella annunciata nella conferenza stampa di oggi pomeriggio, vero, convocata dal presidente Anna Kremascoli, sì, nella, sì, capitale, sì, del mobile. È una giornata storica, quella dell'ingresso del magnate russo Dmitry Gerasimenko, 37 anni, nella compagine societaria, a tutt'oggi proprietario e presidente della Krasnye Oktyabrya, Ottobre Rosso di Volgograd, per la quale si è tesserato anche come giocatore ed è sceso in campo lo scorso febbraio, bene, in una partita di Eurocup contro il Sedevita di Zagabria. Un personaggio eccentrico, Gerasimenko, fondatore della seconda maggiore industria dell'acciaio della Federazione Russa, che ha sbalordito i tifosi della pallacanestro Cantù con la sua entrata in campo quale nuovo socio di maggioranza. Grande. Non è stato specificato in quale. Cioè, questo qua per far giocare il figlio si è comprato la squadra. Se c'hai i soldi. Se lo può permettere. Allora, sto sempre a Ranzani. Avete sentito? Cioè, è arrivato... Ma devi prenderla tu. Scusa. Ma infatti, questo qui è arrivato a Cantù a investire dalla Russia. A parte il viaggio, voglio dire. Cioè, non c'avevo un cazzo da fare. Ma mi dispiace che quelle della Cantù Basket non mi abbiano interpellato. Perché alla Ranzani Mobili era in grado di affrontare questo passo. Soprattutto da quando abbiamo preso il designer Pistillo. Ah, ricordo, il Pistillo è un allievo del grande Le Corbusier, disegnare immobili è numero uno al mondo. Come vi ho detto la settimana scorsa, il Pistillo ha disegnato la libreria Dondolo, che sembrava una cagata, ma invece ce la stanno copiando tutti. Eh sì, ha avuto talmente successo che altre aziende concorrenti sono corse ai ripari e stanno facendo uscire tutti i loro prodotti a Dondolo. Anche il divano a Dondolo. Tutto a Dondolo, ma voglio dire. Marco, sono andata a comprare i tartufi per stasera, ma quello più grasso costava solo 30.000 euro e allora non li ho presi. Brava Anna, brava, abbiamo veramente abbiamo fatto bene. Abbiamo anche due persone a cena, tra l'altro. 30.000 euro di tartufo. Non possiamo mettere sul tavolo solo 30.000 euro di tartufo. Che figura di merda facciamo? E ricorda che da oggi siamo in guerra totale con questo Dmitry qua, il magnate russo che sta comprando il Basket Cantù. Dobbiamo dimostrare al mondo che siamo più ricchi di lui. Anna, fai una roba, chiama la redazione di tutti i giornali e leggi la mia dichiarazione. Ma c'è una dichiarazione? Giornale, buongiorno. Buongiorno, parlo con la redazione del giornale di Cantù? Sì. Sì, però in questo momento non c'è nessuno in redazione, c'è dei responsabili. Può magari chiamare più tardi. Posso dire a lei? Un secondo che prendo solo una penna, un attimo. Perfetto, grazie. Senta, mio marito, il mobiliere Marco Ranzani, vorrebbe fare una dichiarazione a proposito dell'acquisto del Basket Cantù da parte del magnate russo. Guardi, lei mi lasci solo i suoi riferimenti, io la faccio richiamare e poi spiega tutto ai nostri responsabili. Adesso le do il numero, guardi, comunque se può prendere nota la dichiarazione è questa. Caro Dmitry, sei venuto dalla Russia per comprare il Basket Cantù. Sì. Ma sei un barbone perché io ho molto più denaro di te. Sì. E te lo dimostrerò questa sera lanciando i coriandoli di tartufo dal balcone di casa. In fede, Marco Ranzani da Cantù, tra parentesi, si può mettere a basso poveri. Ok, perfetto. Tuo nome? Io sono Anna Ranzani. Grazie. A lei, grazie, arrivederci. Signorina. Brava Anna. Ciao bello. Ciao belli. Povero. Beh, siamo in due qua. No, no, parlo con te. L'altro qualche soldino da parte la messo. Non è magari. Parlo con te, pezzente. Non sai neanche più il mio nome, eh? No, Marco Ranzani. Certo. Sai che sono un po' permaloso, eh? No. Ci mancherebbe altro. Ma vabbè, dai, facciamo pace. Non ci sentivamo dalla cuffia, eccoci qua. Facciamo pace, ragazzi. Grazie, facciamo pace. Anzi, una buona notizia. Sì. Sto spedendo gli auguri di Natale. Grazie. Ferrari, dammi il tuo indirizzo, che non me lo ricordo più. Magari te lo do in privato, magari. Anna. Co? Anna. Ho trovato io l'indirizzo di Roberto Ferrari. Dov'è che abita sto povero? Lugano, via degli scappati di casa 23. Non esiste questa via, oh! Allora. Wow.
bene. No, no, vi spiego perché quest'anno ho avuto un'idea per Natale veramente incredibile. Sentiamo. Allora, io spedisco gli auguri sul scritti su un divano. Bellissimo questo. Il divano mi costa 34.000 euro. Rimane al... Ti do la via giusta allora. Sì, dopo. Sì, il divano rimane al destinatario. Sì. Allora, l'incisione della firma da parte di Pistillo, che è il mio designer di punta, mi costa 12.000 euro. Ogni firma che mette. Però vuoi mettere, ragazzi, il biglietto degli auguri di Natale del Ranzani non te lo dimentichi mai, perché è un divano. Dove sei adesso? Dove sei? Allora, Angelo, sono qui nel mio parco, all'interno della mia villa, in accappatoio ciabatte, appena sveglio. Sono nella zona est del parco in questo momento, vicino all'eliporto, con la soldi veri, dove ho messo l'albero della vita, quello che c'era all'Expo. Ma è lo stesso, è una copia? No, è più alto. Sono qui sulla macchinetta del golf, perché la mia la sicurezza mi segnala degli intrusi nel parco. Marco! Dimmi, Anna. Ma io ho paura, non potevamo chiamare i tacchini della security? Eccoli qua, sono due ragazzi. Oi, oi, voi, fermi, che cazzo fate nella mia proprietà? Ci scusi, signor Ranzani, volevamo solo vederla dal vivo. Volevamo sapere se lei esiste veramente. Figa se esisto veramente, non ho capito io. Ma Marco, ma questa è violazione di domicilio. Marco, ti prego, chiamiamo i carabinieri. No, la prego, signor Ranzani, ma non ci vede? Non siamo dei ladri, no, siamo ragazzi. Tutti polpigherati. Un attimo che verifico, dammi il braccio. Sì, è vero, è polpigherato. Cioè, avete al polso il polpichè. Cosa vuol dire? È un orologio importante, che è un po', diciamo... è quello, è il simbolo di ricchezza. Tu che orologio hai, per esempio, Ferrari? Io ne ho uno un po' partito, solo 100. Sì, è orrendo, lo vedo dalla webcam. Comunque, ragazzi, allora facciamo così: io non chiamerò i carabinieri, però dovrete scontare una punizione. Sì. Per essere entrati nel parco di Marco Ranzani, dovete farvi mia moglie. No. Sua moglie? Sì, no, 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 scappa, Gianni, scappa. No. Via, via, via. Come scappa, Gianni? Ma sono scappati! Ma secondo te, Marco, sono scappati perché sono in chiusa? Anna, guarda che tu sei ancora buona. Devo dire che in tuta e ciabattoni non sei molto attraente. Comunque era uno scherzo, Anna. Sì. Non ti darei mai in pasto due che hanno scavalcato la ramata di casa nostra. Meno male. Quelli lì erano i figli del nuovo custode, il Giaccheroni. Dai, tutto sotto controllo. Angelo! Eccoci qua! Cazzo, mi è caduto l'Audemars Piguet, dov'è? Ah, eccolo qua. Un altro orologio. Sì. Allora, sì, perché io li pianto nel giardino. Cambio orologio. Sì, poi vengono fuori quelli più piccoli, è molto bello. Sì. Dobbiamo fare un giro a trovarti nel giardino. Stavo dicendo, Angelo, quando vieni su a Cantù, Angelo? Non lo so. Dai, che andiamo a mangiare fuori, il posto lo scegli tu, ok? Va bene. Porta anche il Ferrari. Grazie, Marco. Lo lasciamo fuori a curare la macchina. Ma come fuori a curare? Sono cagnolino. Come vanno i mobili? Business. Era grande. Va bene. Da quando è arrivato il designer Pistillo, l'azienda è rivoluzionata. Sì. Pistillo era un allievo delle Corbusier, famoso designer architetto, no? Il Pistillo sta creando talmente tanti nuovi mobili che non riusciamo più a produrli. Ma sai qual è l'ultima invenzione del Pistillo? Che è incredibile. Me la invidiano tutti, anche l'Aldo Spinelli della Polyphone. Sì. Continua a telefonarmi. Ma devi smetterla. Allora, l'armadio nascondi amanti. Beh, questo della Ranzani è molto utile. Allora, si tratta di un normale armadio che al suo interno ha un vano segreto dove chiudere l'amante quando si viene scoperti. Nell'armadio nascondi amante c'è anche un mini frigorifero dove puoi tenere dei viveri in sopravvivenza sei mesi. Armadio nascondi amante Ranzani, il primo e unico armadio concepito dal designer Pistillo per fare l'amore come e con chi vuoi. E per i più esigenti c'è armadio nascondi automobile Ranzani, l'armadio dove puoi nascondere sia il tuo amante che la sua automobile. E per i più esigenti ancora c'è armadio nascondi astronave, l'armadio nel quale puoi nascondere l'eventuale visita di un amante alieno e la sua astronave. Vuoi ancora qualcosa dalla Ranzani Mobili? Non ti sembra che ti stiamo dando tutto? Ranzani, il nostro tempo è per te. My time is your time. Hello, I am Marco Ranzani. My time is your time. Pagando, naturalmente. Ciao a tutti, a domani, grazie Marco.
È finito, niente più grosso. Arriva il delfino. Arriva il delfino. Oh, finalmente, uno bravo, va. Ciao belli. Ciao belli. Pronto? Marco Ranzani! Siamo del mobile a Milano! Ciao Barboni! Ciao, ciao Marco! Sono Marco Ranzani di Cattù. In questi giorni, ragazzi, come vi dicevo anche ieri, sto facendo la spola con Milano e il salone, per il salone del mobile, certo, da Cantù certo. Milano, Milano Cantù, Cantù Milano. La Ranzani Mobile ovviamente la fa da padrona. Questo pomeriggio, se non avete grossi impegni, so sì. che il Ferrari è un imprenditore, mentre il so. DJ Angelo, se non deve andare in giro con la Versa a far vedere le New Balance ai semafori, sì. se vuoi, presentiamo la poltrona sminchio, no, Angelo. Che poltrona era sminchio? Sì, è una poltrona, dopo magari ve la racconto un po' più nel dettaglio. Ok. Ma c'è ancora John Travolta da tenere? Sì, dovrebbe passare l'aereo a muoversi, eccolo qua. È appena passato già tra volta, ma che scemo, con l'aereo con 740, è andato a Nove Drate a farsi le mani curde ai cinesi. È parsimoniosa già tra volta. Si sbagli Angelo, già tra volta non va dai cinesi per risparmiare, ci va perché sono gli unici che non gli rompono i coglioni, perché non lo riconoscono, hai capito? Tu hai mai provato ad andare in giro col John Travolta a fare la spesa a Cantù? No, mi sa che è impegnativo. È impossibile, la gente gli chiede di tutto, gli fai selfie, autografi. È un grande attore. Le signore richiedono di ciulare, ma anche quelle vecchie, ma è incredibile. La cosa più imbarazzante è arrivata dal parroco di Cantù. Come cioè? Si chiama il parroco di Cantù? Il parroco di Cantù, è incredibile la coincidenza, si chiama Don Grano. Ma è cognome, Don cioè Grano, è stata una coincidenza, si chiama così di cognome. Ma pensa a te. Praticamente Don Grano ha chiesto a John Travolta di dire lui la messa la domenica mattina, no? Il John è una brava persona, non si è tirato indietro. Secondo me non è un prete John, non può sapere come si dice. Vabbè, ma cosa gli ha dato un testo, lui è un attore, no? È stata una cerimonia commovente. Io ho fatto anche il video col cellulare. Ah, sì? Aspetta un attimo, vi faccio sentire il momento della comunione. Newton John l'ha fatta una signora di Cantù con i boccoli che si è, insomma, perché l'Olivia Newton John è un po' anziana ormai, non fa più quelle robe. Sì. Comunque Dome, stasera sono a Milano, ci becchiamo al fuori salone, sempre fuori salone grande. Ferrari, hai sentito che l'Angelo l'ho chiamato Dome? Ho sentito, perché io sono amico del DJ Angelo, i suoi amici lo chiamano Dome, siamo molto amici, abbiamo anche scritto un libro insieme, io al DJ Angelo. Okay. Abbiamo venduto più di quel coglione di Harry Potter lì, com'è che si chiama? Ma insomma Harry Potter non so, perché è venduto tantissimo. Tra l'altro i soldi li ha presi tutti il Dome. Sì. Ma non per cattiveria, no. Il Dome è una brava persona, sono io che ho ceduto tutto l'incasso al Dome. Perché a me i soldi mi fanno venire un'allergia alla pelle. A me no, eh. Allora cerco di liberarmene in tutti i modi. Ma il problema sai qual è, Ferrari? Certo. Che loro tornano. Dove torna? Sì, mi torna. Da quell'allergia lì. Marco, io esco, vado a prendere il pane a Carimate, va bene? Va. Guarda che non c'è la panetteria che è arrivata, scema. Comunque vai dove vuoi, ma lei fa così per poi si deve comprare i gioielli. Pensa che io sono scemo, io le so le cose. Anna, portati via il John Travolta. Che Marco, che... il John stava uscendo e mi ha detto che stava giù a Vighizzolo a comprare le Hogan. Ma come, con l'aereo? Eh sì, ma con l'aereo, in me gira solo con l'aereo. Sta andando dal Gianni. Anna, sta andando dal Gianni abbigliamento di Vighizzolo. Cazzo no, oggi il Gianni è chiuso, devo assolutamente avvisare John Travolta. Un attimo, scusate un secondo, sì, eh. Sì. Allo? John? Al Marco? Sì. Just master don't grow to Vighizzolo, to buy the organ, because the shop is closed. John, ritorna in Drake che te va già per niente. Ecco, mi ha sentito, eccolo qua. Vai John. Ragazzi, oggi tutti al Salone del Mobile, sì, perché la Ranzani Mobili presenta la poltrona sminchio. La poltrona sminchio? Come la poltrona sminchio è stata concepita dal designer Rocco Sironi. Sì.
praticamente la sua particolarità è che la seduta è a testa in giù. Non è un po' scomoda come poltrona? Adesso ve lo spiego meglio perché i miei creativi hanno fatto un bello spot. Ah, c'è lo spot, sentiamo. Ranzani Mobili presenta la poltrona Sminchio. La prima poltrona con la seduta a testa in giù. Sulla poltrona Sminchio di Ranzani rilassi il tuo corpo e la tua anima e vedi il mondo da una prospettiva diversa. Amore, sai che vista al contrario sei una bella figlia. Poltrona Sminchio di Rocco Sironi by Ranzani Mobili è disponibile nel modello base da 45.000 euro e nel modello abbasso i poveri da 239.000 euro e 90. Poltrona Sminchio, a casa tua, a testa in giù. Amore, mi dici che ha segnato, che non ho visto un cazzo? Ciao poveri. A Vertemate, a pochi chilometri da Cantù, sì, è nato il Vertemate Outlet Village. Sì. Il primo outlet per chi ha i soldi e non vuol mischiarsi con i barboni. Ma cosa Vertemate serve? Outlet Village. Spendere di più. Il primo outlet dove le cose costano di più che in negozio. Un esempio? Giacca Vento Colmar, sì, da 259 euro, sì, a 1450. È da matti andare a comprare. Adidas, sì. Stan Smith, sì, da 80 euro. Pronto? A 459 euro. Sospendete pure lo spot, ragazzi. Serve, sono il Marco Razzani. Ciao Marco! Ciao poveri. Ciao, ciao, ciao Marco. Oh ragazzi, devo ringraziarvi tantissimo perché per merito vostro, sì, ieri sono venuti un po' di clienti e gli affari. Sì, 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 gli affari sono ripresi. Sembra paradossale, ma. Ve lo faccio dire da mia moglie, l'Anna. Sì. Anna, chi è che è venuto ieri? Ieri è venuto il ministro Boschi che ha comprato un paio di Hogan a 34.000 euro. E il ministro Boschi ha promesso, sì, però che farà fare una nuova tratta del treno Freccia Rossa da Arezzo a Cantù per venire più spesso a trovarsi. Molto bene, molto poi è venuto, bene, il calciatore Boateng del Milan che, sì, ha comprato un paio di ciabatte della Lotto, a 43.000 euro. E poi è venuto Bruce Willis che, sì, qua per l'Italia per la pubblicità, sì, che, sì, ha comprato un accendino Bic firmato da Leroy Gomez a 12.000 euro. Tra l'altro Leroy Gomez è quello che cantava Sant'Esmeralda. Certo, 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 famoso. Cazzo, adesso sì che girano gli affari, ragazzi. Ferrari, ho capito una cosa. Sì. Non devo chiederti di venire perché sei nella merda. Cioè, hai problemi di soldi. Quello mai. Casomai, se qualche sera organizzo magari, sai quelle feste che si fanno negli outlet, sì, vuoi venire a fare il pagliaccio? No, però degli amici se vuoi ti posso magari sai cosa potresti fare? Sì, sì. Lanciare gli accendini, sei capace? Fa male se becchi in testa uno, okay, alcuni miei amici ti hanno visto lanciare delle cose, sì, sì, molto... sai, beh, saltare? Sai saltare? Ma un, sì, pochino, sì, sempre, fai saltellini, no? Sì, allora, sì, ecco, sì, musica Zibaldone la metti? Sì, sì, tranquillo, tranquillo. Allora sei perfetto. Angelo, parliamo di donne, parliamo un po' di fighe, che ti, va, devo, oh, Angelo, ti devo girare due o tre numeri. Sono sempre, bravo, benvenuti, Marco. Marco, scusa, però ti chiedo un po' di rispetto, sono moglie, sempre tua moglie, sì, anche se siamo insieme da tanti anni, tu mi devi portare rispetto. Anna, hai ragione, ti devo chiedere scusa, ma tu non ti devi preoccupare, gli anni passano per tutti, non sei più la ragazza di quando, ti ricordi quando ti guardavo mi apparivano le nuvolette, le margherite nel cielo? Purtroppo è, però, passato. Sei sempre mia moglie. Marco, io non voglio che tu ti sforzi di accettarmi, io voglio che tu mi ami. Sì. Dai, ti lascio solo con i tuoi amici e mi ritiro al piano di sopra a bere del whisky sorbato. Bene, tuffati nell'alcol, amore. Ma come tuffati nell'alcol? Angelo, hai sentito che anche l'Anna mi beve il Torvati? Sì. Poi le piace molto il Johnny Walker, etichetta, sì, verde. Quello è raro, introvabile. A proposito, vedo la luce verde del telefono fisso. Un attimo, sì, che attacco il duplex. Ah, sta, sì, chiamando l'Anna? Perché voglio sentire con chi parla. Guarda che non si dovrebbe fare. Scusi, Lorenzetti, buongiorno, sono Claudia. Buongiorno, senta, sono l'Anna Ranzani. Posso parlare per cortesia col chirurgo?
No, signora, il chirurgo non c'è, noi siamo un numero verde che rispondiamo per il professore. Lei di cosa avrebbe di bisogno? Io volevo chiedere al chirurgo se era possibile farmi il viso come Scarlett Johansson. Quindi vorrei avere un viso come Scarlett Johansson. Scarlett. Esattamente. Scarlett. Sì. Lei da dove telefona? Io telefono da Milano. Guardi, mi dovete dare una mano assolutamente, Cantufi, perché mio marito esce con le ventenni e a me mi schifano anche i giardinieri della mia villa, non ne posso più, veramente. Se vi porto una foto di Scarlett Johansson, sì, voi riuscite a fare qualcosa? Signora, allora, possiamo noi fissarle un appuntamento con il chirurgo, sì, in modo può, che lui, dalla visita, vedendola, ovviamente si rende conto di cosa si può fare e di cosa non si può fare. Cioè, lui ha bisogno ovviamente di vedere la sua struttura fisica, cioè il suo viso. Angelo. Sì, certo. Hai giusto, sentito? Quindi la visita, lei capisce che è importantissima, perché altrimenti come si fa? Non è che attraverso una foto che lei manda, no, il chirurgo può capire, cioè deve toccarle il viso, deve vedere anche la pelle, deve studiare tante cose e in base ovviamente alla visita lui le darà una risposta. Ma scusi signora, se mi permetto, ma suo marito esce con le ventenni? Sì, mio marito dice che assomiglia ad Anna Mazzamauro, guardi, voglio dargli una lezione. Veramente. Signora Zani, io col giardino ho finito. Vado a casa, la saluto. Sì, ma non si vuole fermare per un aperitivo? No, no, grazie, no, per l'amor del cielo. Scappa. No, guardi, veramente, ha visto? No, mi schifano tutti, anche i giardinieri, non ne posso più, voglio dargli una lezione. Lui esce con le ventenni, signora, io voglio il viso come Scarlett Johansson. E lui le ha detto che somiglia ad Anna Mazzamauro. Esatto, ma si può. Non pianga, signora, mi... signora, no, non pianga, non faccia così, no, vedrà, tutti c'è una soluzione, no? No, guardi, non è... ma ha sentito anche lei, mi ha schifato anche il giardiniere, vabbè, dai. Ma signora, ma lei si mette con un giardiniere, cioè lei non dia, magari lo giardiniere non è che l'ha schiata, il giardiniere ha rifiutato perché non gli sembra il caso di prendersi l'aperitivo con la padrona di casa. No, no, perché faccio schifo, somiglia a Anna Mazzamauro, come dice mio marito, poi lui esce con le ventenni, hai capito? La pagherà, la pagherà. Sì, ascolti, lei intanto si calmi, è inutile che faccia così. Ascolti, mi può lasciare il telefono che la richiamo io tra 10 minuti, perché devo fare un attimo delle telefonate, vediamo se posso. Lei è di Milano, no? Sì, Milano. Quindi non ha problemi a venire di orario? No, no, no. Come si chiama? Anna Ranzani. Ranzani, il cellulare? 347. Mi è venuta una depressione. 342. Sì. Sì. 5220. L'ha sostenuta. Quanti anni ha? Brava. 31 anni. Ma è giovanissima. Ma è giovanissima. Sì. Infatti non assomiglio ad Anna Mazzamauro. Vabbè, la sto richiamando tra un pochino, va bene? Va bene, arrivederci, dopo. Grazie. Qui amarezza. Comunque a me la Scarlett Johansson mi fa anche cagare. Ti piace? Eh no. Doveva farsi la faccia tipo la Kim Kardashian. Adesso glielo devo dire. Pronto? Il Marco Ranzani, Marco, di Cantù. Ciao! Ciao ragazzi, sono il Marco Ranzani di Cantù. Bentornato Marco. Ciao povero. Per rispetto a te qui siamo tutti poveri. Ogni tanto mi ricordo di voi. Grazie. Angelo. Eccomi qua, ciao Marco. Ciao Angelo, ti è arrivata la Magnum di Bella Vista? Sì, l'ho vista anch'io. Grazie. Sì. Che persone gentili quelli della Bella Vista, ragazzi. Bravi, era alto come un bambino di 8 anni, vero? Sì, una bella Magnum. Mi ha detto che per portarla giù dalle scale si stava partendo un polmone. Roberto, sì, dimmi. Sono qua in giardino come tutti i mercoledì. Che giorno è oggi? No, oggi è martedì. Oggi è martedì. Oggi è martedì. Ah, oggi è martedì, vabbè, allora ho sbagliato di un giorno. No, comunque il martedì o il mercoledì o brucio, io brucio i soldi in giardino. Ma piove oggi. Sì, oggi vado un po' piano perché la mia donna si è dimenticata di comprare la diavolina. La diavolina, sì. E ho dovuto chiedere un favore al ristoratore qui di fronte, alla Villa Ranzani. Praticamente abbiamo bruciato 2 milioni di euro in contanti nel forno della pizza. Ma sì, è una pizza costosa quella. Vabbè ragazzi, ognuno c'ha i suoi vizi, capito? A me piace bruciare.
Allora, chi è che parla qua? Dicevo, perché bruci i soldi? Ah, perché bruci i soldi? Perché in banca non me li prendono più, Roberto. Non c'è posto. C'è il direttore del banco di Novedrate, mi ha detto, signor Ranzani, guardi, io non so più dove metterli. Io l'idea ce l'avrei. Il problema grosso sono le 10 euro. Le 10 euro? Vabbè, sai che l'anno scorso le tenevamo in un tendone del circo, qui in zona Carimate. Sì, poi abbiamo scoperto che gli abitanti di Novedrate scavavano dei tunnel per trovare i soldi. Ci credo. Ma non puoi regalarli alla gente, scusa. No, Angelo, perché quando regali le cose c'è sempre qualcuno che si offende. Quindi alla fine fai una buona azione e ti fai dei nemici. La settimana scorsa ho regalato 90.000 euro al Pinella, il mio benzinaio, mi ha lavato i vetri, è stato gentile, allora ha tirato la mancia, ha controllato l'olio e suo fratello l'Italo da quel giorno non mi saluta più. Adesso mi tocca dare 90.000 euro anche al fratello. Ma questo non è un problema. Il problema dov'è? Che sono 9 fratelli, cazzo. Cioè, capito come va a finire questa storia anche qua? Anche per te diventa un problemino. Evviva! Trovato! Sì, per Tindirindina! A parte che per Tindirindina è anni 80. Che cazzo, come cazzo fa? Elana, la mia donna, scusate. Sta facendo shopping online su yux.com. Marco, dimmi. Mi dai la carta di credito, per favore? Quale ho vuoi? Preso una giacchetta di Paolo Ralflore, una camicetta di Brunello Cucinelli e un vestito Paolo Renza. Molto bene, Anna. Molto va. Sai che quando fai shopping ti amo tantissimo. Va bene, l'unico uomo al mondo, Quanto hai speso, amore? 340 euro, Marco. Cosa? Ma sei scema, deficiente. Prendi subito qualcos'altro. Ma che credono che siamo dei poveri? Ma come? Cretina di una deficiente cogliona. No, compra altre cose subito. No. Ascolta Marco, io ho sbagliato e sono d'accordo. Ma ti sembra il caso di dirmi tutte quelle parole lì? Ma Anna, allora, pensaci bene. Pensa a quello che hai fatto. Ma cosa ho fatto? Niente, aspetto 300. Se tu ci pensi bene, capirai che sono stato anche troppo buono. Sì Marco, in effetti hai ragione. Ho speso troppo poco, ma ormai l'ordine è andato così. Ma allora, ti rendi conto che penseranno che siamo dei poveri? Hai rovinato la giornata e anche la nottata. Ma no! Se io non ci dormo stanotte. Senti Marco, io provo a chiamarli, magari riesco a spiegare a qualcuno che non siamo dei barboni, va bene? Non serve. Va bene, dai, chiama. Yux.com, buongiorno, sono Luce, cosa posso aiutarti? Pronto? Buongiorno, sono Anna De Feo. Sì, la sento, mi dica. Senta, io ho fatto un acquisto sul vostro sito da 350 euro. Sì. Solo che il mio compagno si è offeso perché dice che ho speso troppo poco. Volevo dirle, insomma, che noi non siamo dei poveri. Non so se lei può segnalarlo da qualche parte. Ma dove? Praticamente abbiamo fatto un ordine. Gli articoli... Abbiamo fatto un ordine da 350 euro, ma non siamo dei barboni. Guardi signora, io non per questo tipo di segnalazione. I nostri prezzi sono sottoposti a una serie di sconti. Ho capito, ma dato in che si è speso molto, caso, io posso non accettare lo sconto? Purtroppo questa modifica sul prezzo non ci è possibile effettuarla, signora, onestamente. Nel pacco viene fuori il prezzo? Viene no, scritto signora, il prezzo. Lei ha semplicemente all'interno della scatola una ricevuta di pagamento, ma esternamente no. È un pacco, diciamo, marroncino con solo esclusivamente l'etichetta di spedizione. Quindi la gente del paesino non vede nulla, non sa che io ho speso così poco, vero? Assolutamente, signora, anche perché il corriere arriverà direttamente a casa sua. Perfetto, so che mi ha capito perfettamente, la ringrazio tanto, è stato gentilissimo, grazie. Sì, no, mi immagino, signora. Grazie mille, grazie. Anna, siamo salvi? Come siamo salvi? Ciao belli. Voi siete i P&B?
Vi sarebbe, scusami? Poveri e barboni. Sono il Marco Ranzani di Cantù. Sono andato a lavare la macchina. Sì. Ho speso 650 euro, ho trovato un mozzicone di sigarette sul sedile. Con 20 euro te la facevano pulita lo stesso. Lo so, ma io vado da uno molto caro perché mi piace spendere molto. Peccato che non ho tempo di tornare indietro. Che macchina hai adesso, Marco? Ho la Porsche Patrizio. Ci sono solo tre modelli al mondo. Sì. La Porsche Patrizio è un modello praticamente esemplare. Sì, è un modello secretato. Sì. È presente quando fanno i prototipi che sono tutti pieni di adesivi, sì, no? Tutte coperte. Sì. Mi tocca andare in giro con lenzuolo sopra, raga. Come fa a vedere? Infatti è molto noioso perché a volte il lenzuolo mi va anche sul vetro davanti e non vedo un cazzo. Sì. Sono Patrizio. C'è una chiamata in arrivo da Anna Ranzani. È l'Anna, scusate un attimo. Pronto? Marco, sto comprando un Rolex Daytona per Roy. Sì. Bravo. Ma prima di fare il bonifico volevo anche il tuo parere affermativo. Il cane. Allora ci tengo a dire agli ascoltatori della vostra radio che oggi io sono Odemar Pigato. Certo. Roy è un cane, ragazzi. Forse però Anna, ma far girare un cane per Cantù con Rolex non è un po' offensivo per i nostri concittadini? È un po' pericoloso, sì, forse, per il cane. No. Ma Marco, abbiamo quattro cani e tutti hanno il Rolex. Se adesso vuoi cambiare, va bene, dai, non gli prendo niente. Pensavo che non fosse un problema, visto che Pongo a 18 anni ha sempre avuto il Panerai. Hai ragione, va bene, dai, comunque, dai, ne parliamo in azienda, Anna, che sto entrando dal cancello. Ascolta un attimo, Anna, ma il pistillo è arrivato? Sì, il pistillo è lavoro, dalle 7 di questa mattina per finire la libreria. Va bene, Angelo, eccoci qua, sono arrivato in azienda adesso, sono anche in anticipo, di solito arrivo più tardi, vi devo salutare perché oggi ho veramente tante cose da fare. Puoi dirci almeno chi è sto pistillo? Sei curioso? Il pistillo è un designer di mobili. Ok. È un allievo del Corbusier, che tu Ferrari non sai neanche chi cazzo è. Corbusier, sì, può essere, ma può essere, va bene, dai, lascia stare. Tu, Angelo, invece sei uno che gli piace il design, lo sai. No? Molto, sai, quello delle poltroncine, certo, tutto, ecco pistillo. Ha iniziato da due giorni a concepire il progetto per la Ranzani Mobili. Disegna mobili, sì, e ha realizzato un mobile, ragazzi, questa è una chicca. La Ranzani Mobili, con questo mobile qui, andrà nell'Olimpo del design mondiale. Andrà su tutti i libri di design. Non so neanche se posso anticiparvi dell'idea. Sì. Secondo me sì, dai. Volete saperlo? Sì. Giusto un pochino. Cioè, allora, il pistillo ha inventato la libreria d'ondolo. ma cadono i libri, scusa. La libreria d'ondolo. Inizialmente è impegnativa la libreria. Pensavamo tutti fosse una cagata. Anche adesso forse. L'oggetto è molto bello. Sì. Però c'è il problema che cadono i libri. È calcagnino un po'. Però il pistillo non vuole sentire ragioni. Anna! Dimmi, Marco. Abbiamo già presentato alla stampa il primo concept di pistillo per la Ranzani Mobili. Io aspetterei un anno. Non ancora, Marco. Lo sai che volevano condividere il progetto con altre aziende, anche per trovare la soluzione al fatto che dalla libreria d'ondolo cadono i libri. Dai, zitta, Anna. Se ti sente il pistillo si incazza. Lui è un designer di mobili, dobbiamo lasciarlo creare, senza porgli dei limiti. Hai capito? Va bene, Marco. Allora io mi metto in contatto con la Cassina Mobili, che sono i nostri principali concorrenti, e gli propongo un gemellaggio. Ti va bene l'idea, Marco? Va bene, Anna. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. No. Senta, sono l'Anna Magistretti e lavoro per la Ranzani Mobili. Sì. Da poco tempo ci avvaliamo della collaborazione del designer Pistillo. E il nostro Pistillo ha creato la libreria d'ondolo, che è un progetto molto ambizioso. E noi volevamo dei partner, tipo la Cassina, per produrlo. Sì. Per ora dalla libreria d'ondolo di Pistillo c'è solo l'unico problema, è che cadono i libri. Ma sì. Pistillo comunque ci sta lavorando, insomma.
La mia domanda era, se io vengo lì con una libreria d'ondolo e magari porto anche il signor Pistillo, voi può interessare? Allora, è una richiesta un po' strana, nel senso che noi non lavoriamo su progetti realizzati da altri per, per modifiche di questo genere. Nel senso che Patrizio Urchiola disegna i suoi prodotti, sì, ma non facciamo correzioni a progetti realizzati da altri. Quindi non il penso pistillo. Che Patrizio Urchiola possa aiutarvi in tal senso. Guardi, lei è gentilissima, ma posso rubarle soltanto un altro secondo? Le farei ascoltare lo spot che abbiamo realizzato per la campagna pubblicitaria. No, guardi, mi scusi, ma io non posso... Un minutino solo. Ma non posso ascoltare uno spot al telefono. Ranzani Mobili, in collaborazione con il designer Pistillo e Cassina Mobili, presenta Pendulum, la libreria ad ondolo concepita dal designer Pistillo. Pendulum di Pistillo è un'esclusiva Ranzani Mobili, in collaborazione con Cassina Mobili. Per informazioni richiedi il catalogo a Ranzani Mobili, via dei Poveri 23, Cantù, o chiama Pistillo sul cellulare al numero 348 71 8016. Ma di chi era il numero? Allora, io ho sentito il... ho capito... Vabbè, noi andiamo via, rilasciamo il... Ciao Marco! Ciao poveri! E noi salutiamo anche, grazie. Me la mandi una Pistillo, me la mandi? Ranzani! Ma una versione piccolina magari da mettere in salotto. La libreria qua per la DJ. Va bene, te le mando una, occhio che cadono i libri. Va bene, ciao! È un prototipo! Ciao Bello. Pronto? Il Marco Ranzani da Cantù. Sono il Marco Ranzani di Cantù. Ciao Marco, ma che piacere di sentirti dopo una vita. Per me è un cazzo. Siete quei poveri straccioni pezzenti barboni che più ne ha più ne mette. Siamo proprio noi, sì. Poi Angelo. Sì, dimmi. Mi senti? Sì, eccomi. Sai che ti stavo pensando? Come vai? Perché sono seduto su una Panton verde della Vitra. So che tu ne stai cercando due. Ferrari, la Panton è una sedia, non è una roba di figa. Non cominciare a sudare per niente, Ferrari. Dove vanno le cose, Marco? Ci sentiamo molto meno ora, Per forza, perché ho aperto il Ranzani Store a New York. Sì, faccio la spola a Cantù, Quinta Strada, Cantù. Naturalmente mi porta il mio amico e fratello John Travolta con suo aereo personale. È bello, sì. Hai sentito che anche il nostro presidente del consiglio si è comprato l'aereo? Abbiamo letto. Solo che John Travolta ha speso John Travolta ha speso i soldi suoi, invece Renzi ha usato i soldi dei poveri. E tra l'altro ho letto che ha preso anche il modello più costoso, come quando sei un bambino e vai a comprare il giocattolo con i genitori. Il cazzo te ne frega, tanto paga il papà. Marco? Sì? Sto comprando dei gioielli online. Sì, Anna. Sai, questo orologio che viene solo 45.000 euro senza centurino, e sarebbe proprio un affare. Appena 45.000? Sì, però c'è anche quello con il centurino e costa 404.000. Mi dai un consiglio? Ma scusa, ma prendi quello da 404.000, no? Guarda che poi si viene a sapere che non ho preso quello col cinturino a Cantù, sì, che è un posto piccolo. Sì. Prendi su questo qua col cinturino, usa la mia carta, Anna. Va bene, Marco. Senti, sto anche ordinando l'acqua minerale. Prendo la Rocchetta o la Louis de Mont? Da 34 euro a bottiglia. Aspetta un attimo, la bottiglia della Louis de Mont è da litro o da mezzo? È da mezzo, Marco, e sono 34 euro l'una, Allora, secondo te il Marco Ranzani di Cantù, uno dei nomi più prestigiosi nel design mondiale, che cosa beve? L'acqua de Mont, Marco. Faccio l'ordine? Va bene, Anna. Travolta. Anna, come mai John Travolta ha preso l'aereo e è partito per gli Stati Uniti? Ma no, Marco, sta andando all'Onate Pozzolo a portare la spazzatura. Che all'Onate Pozzolo ogni chilo di spazzatura che porti ti danno 6 euro. Lo so, all'Onate Pozzolo hanno il grano vero, Ferrari, sì, dimmi. Pensa che se porti la spazzatura di casa tua all'Onate Pozzolo ti danno 6 euro al chilo.
faccia. Roberto, mi sembra già di vederti con gli occhiali da vecchio oggi pomeriggio che raccogli l'immondizia di Radio DJ e corri giù a Leonardo Pozzolo. Ma prendo anche quella del DJ Angelo. Angelo, Angelo, ascolta un attimo, Angelo, parlo con te che sei quello intelligente. Allora, vieni, piacere di sentirti, vieni giù in showroom a Cantù alla Ranzani Mobili. So che ti piace il design, ti faccio vedere i nuovi prodotti disegnati da Marcello Colombo. Marcello Colombo, che è un architetto che non ha la laurea ma è bravissimo. Dove va a disegnare? Amicizie, tra cui la sedia pizza balla. La sedia pizza balla è fatta con la pasta della pizza ed è ecosostenibile. Io l'ho detto a Marcello, a me che cazzo me ne frega cioè, l'importante è che la sedia ti deve sedere, ci si deve vendere, non è ecosostenibile. Tra l'altro abbiamo anche comprato come Ranzani Mobili, questa è una notizia bomba, ve lo dico subito. L'albero della vita dell'Expo, che adesso sta per chiudere, quindi chiude sabato. Lo rivendo a pezzi, Angelo. Come lo rivendi a pezzi? Ferrari, vuoi un pezzo dell'albero della vita dell'Expo? Lo tieni nelle mutande. Come nelle mutande? Facciamo pezzi piccoli, così li vendiamo a poco. Ti dico una cosa. Una scheggia dell'albero della vita da tenere nelle mutande ti viene sui 30.000 euro. Più che un diamante. Direi una cifra accessibile a tutti, mi sembra, Anna, invece di spendere i soldi online, fai un po' di lavoro, dimostrami che non sei una deficiente come dice più volte tua madre. Marco, ero già al lavoro per piazzare la sedia pizza balla nelle vetrine di un negozio di alto design di Milano. Ho capito, Anna. Buongiorno. Pronto, è Understate? Sì. Buongiorno, sono l'Anna Ranzani di Cantù. Buongiorno. Volevo proporvi di tenere nella vetrina la nostra nuova poltrona chaise longue pizza balla. Non la conosco. È una chaise longue fatta tutta con la pasta della pizza ed è stata disegnata dal Marcello Colombo e Mattia Odoli. Se ha delle informazioni da mandare via mail, possiamo contare. Ok, adesso dopo le manderò le informazioni. Le volevo solo dire che la poltrona si chiama pizza balla perché quando ci si sta seduti sopra, no? Non è stabile. E questo effetto di non stabilità rende la chaise longue molto unica e particolare. Se mi manda delle informazioni la valutiamo, poi nel caso ci risentiamo. Cosa faccio? Posso però dire a mio marito che vi mando una poltrona pizza balla da tenere in vetrina? In che senso lo dice a marito? Perché mio marito dice che sono negatissima nei mobili e poi mi manda a casa a fare la pasta al forno. Anna, allora hai piazzato la chaise longue pizza balla o no? No, non ancora, Marco. Sai perché? Perché fai cagare. Vai in casa a fare la pasta al forno e non rompere i coglioni. Ciao. Guarda, è andata male purtroppo. Senta, ma se ne può interessare? Noi abbiamo comprato l'albero della vita di Expo, no? E ci facciamo dei truccioli porta fortuna da mettere nelle mutande. Guarda che costano 20.000 euro. DJ Podcast sponsored by. C'è un nuovo talento sulla strada. Nasce la nuova Citroen C1 Amici, l'unica con milioni di fans. Gamma Citroen C1 da 7.450 euro grazie agli eco incentivi Citroen. Ciao belli. Ciao poveri, come Ciao, state? Mario, benissimo, grazie. Ma io sto abbastanza bene, sto partendo per il weekend. Ah, bene. Volevo salutare tutti i poveri che lavorano, sì. I pezzenti, sì. I miei imitatori, perché ormai ci sono in giro anche gli imitatori, non so se avete sentito. Sì, c'è uno toscano che è uguale, Angelo. Sì. Ciao Angelo. C'è un po' l'accento toscano. Ciao, ciao. Ferrari, dove vai a fare la serata nel weekend? In Polonia o in Mozambico? Mozambico. Ma non dirmi che c'è ancora qualcuno che ti dà qualche... Ci sono discoteche in Italia che ti fanno lavorare, Roberto. Non ci posso credere, non può essere vero. Uè Marco, cos'è che metto in valigia? Quanti giorni siamo via? Ma soprattutto non mi hai ancora detto dov'è che siamo diretti. A me mi piacerebbe fare un bel weekend in Thailandia per fare
sono qua con Renato Pozzetto, gli faccio un weekend a sorpresa, che lui non sa dove andiamo. Sorpresa. Eh sì, Renato, allora, secondo te, Ranzani, per ciulare bisogna andare in Thailandia? No, va, va, dai, cioè, ci mancherebbe. Non mi devi sottovalutare, Renato, in Thailandia ci vanno i disperati della figa. No, Ferrari. La Thailandia è la soluzione estrema. Aspetta un attimo, Gian Alfonso! Mi dica, signor padrone. Gian Alfonso, ho cambiato il maggiordomo. Gian Alfonso, mi prepari subito la valigia. E guardi che se manca solo un calzino, lei è senza lavoro. Ma perché? Non mancherò, mio padrone. E senta, vuole che la intrattenga un pochino? Magari faccio un po' il pagliaccio o faccio dei giochi con le carte? No, grazie, sono al telefono con un mio amico che è già un pagliaccio lui. E una volta faceva anche i giochi con le carte, tra l'altro. Ma che gioco con le carte lo so ancora fare. Roberto, siete ancora lì? Che cattivo. Allora, tiro fuori le carte, ve lo dico. Vi volevo salutare perché noi partiamo per Zanzibar. Poi Marco, ma scusa, ma che cazzo andiamo a fare a Zanzibar? Poi guarda che devi stare attento, perché se lì fai il pirletto ti tagliano via il pistolino. Mio cugino 2 anni fa è andato a Zanzibar, è uscito con una ragazza, ha fermato i carabinieri di Zanzibar e tac, gli hanno tagliato via il tarello. È pericoloso. Renato, non accetto scuse, si va a Zanzibar perché sto anche facendo un acquisto immobiliare. Dai, chiama subito l'agenzia per il volo, che io ho l'aereo a fare la convergenza alle ruote dal gommista. All'aereo? Sì, vabbè, 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 dai, 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 che ci penso io, ci penso io. Sì, Viaggio Coccole, buongiorno. Buongiorno, sono Renato Pozzetto e posso chiedere a lei perché vorrei fare un viaggettino in Thailandia. Mi dica. Ecco, volevo sapere se. Volevo sapere se poteva dare un'informazione, non so, se ci avete qualche offerta. Beh, al telefono voglio dire una cosa da preparare, eventualmente un viaggio da preparare, questo sicuramente, non ci sono problemi, non mi dica capito. Più o meno cosa le serve, perché no? No. Però al telefono non sono informazioni non può, che si danno, di solito bisogna risapere il periodo, quanto tempo. Lei riesce, com'è? Pensavo la settimana prossima, ecco, così. Sì, va bene, però mi deve dire quante persone, che cosa vuole, se vuole un soggiorno, strutturare il soggiorno, è un viaggio da costruire questo, capisce? Ma siccome soffro l'aereo, secondo lei è possibile andare giù in Thailandia con l'automobile? Io penso proprio di no. Questo è un problema, eh? Guardi che io ho il BMW, coi fare lo xeno. Sì, non lo metto in dubbio, voglio dire, però mi sa che diventa un po' lunghetta la cosa. Allora devo per forza prendere l'aereo. Senta, per paura perché? Per quale motivo? Non patisco. Mi dica che con il suo lavoro non ha mai preso l'aereo. No, io non l'ho mai preso. E con cosa viaggia? Solo con la sua macchina? Macchine e camper. Senta. Niente, deve o viene in ufficio, ne parliamo, voglio dire, altrimenti comunque è un viaggio che va costruito, perché un viaggio in Thailandia è una cosa che va costruita. Ci può essere un soggiorno di 2 o 3 giorni a Bangkok, 2 o 3 notti a Bangkok, poi un soggiorno balneare, eccetera. Quindi vi venga a trovare in ufficio, perché non viene in ufficio a trovarmi? Magari passo di lì a trovarlo, va bene. Volevo andare in Thailandia per fare tac. Lo sapevo. Perché no? Certo, perché no? Si fa anche quello, no? Lei sa dove sono? Sì, dove siamo? Sì, lo so. Bene, via Staurenghi, no? Sì, va bene. Poi magari facciamo tac insieme. Va bene, come vuole. Va bene. Scusi un attimo che mi stanno bussando, scusi. Va bene, prego. Sì, chi è? Signor Renato, sono Geppa. Il mio ragazzo è partito per Roma, che domani c'è Roma-Milan. E ho pensato di venire a trovarla come l'altra volta, si ricorda? Oh, Madonna, entra pure Geppa, è pronto? Mi scusi, mi è successo un imprevisto, c'è qui la signorina Geppa che siccome il suo ragazzo è partito e vorrebbe fare tac con me. Va bene, d'accordo, quando ha tempo passi pure. Ecco, la richiamo magari tra un paio d'ore. Aspetta un attimo, scusi, Geppa, quanto tempo c'hai? Ma almeno fino a lunedì, Renato. Oh, Madonna, allora senta, la richiamo lunedì nel pomeriggio, se sono ancora in vita. La saluto, tac. Adesso prendo una radio, tac. Attacco la spina, tac, tac. Alzo l'antenna, tac. Sintonizzo, tac. Radio DJ, tac. Questo è quello vero. One Nation, One Station. DJ Podcast sponsored by. C'è un nuovo talento sulla strada. Nasce la nuova Citroen C1 Amici, l'unica con milioni di fans. Gamma Citroen C1 da 7.450 euro grazie agli eco incentivi Citroen.
Ciao Ben. Uè, poveri. Pronto, ciao Marco. Ciao, sono Marco Lanzani, come state? Ma sto bene, sono abbastanza rilassato perché... Chissà che regali farei a Natale, tu. Fra un po' parto. Tra l'altro, vado giù all'isola di Mantegazza. Ah, okay. Tra l'altro... La tua isola. Sì, Angelo, ciao. Guarda che passo giù, Angelo, con l'elicottero ti butto giù i regali che non ho voglia di fermarmi. Va bene, che poi Nicola il portinaio mi fa due palle così. Sono stato adesso a pranzo dal Tiger Woods. Ah, com'è? Come sta? Si è ripreso un po' dalla storia sentimentale con... Guarda, Roberto, il Tiger ha chiuso col golf, non l'avete sentito? E si è trasferito qui a Cantù, abita qui, e guadagna da vivere facendo il cameriere all'osteria dal Florence. Ma io non penso abbia problemi di soldi. Osteria dal Florence, le roba della Brianza, questa sera la casella. C'è scritto così. E c'è anche Tiger Woods. Oggi siamo andati a mangiare il brasato, no? Poi vado per chiamare il cameriere perché mancava il pane e mi è arrivato il Tiger Woods. È arrivato proprio lui a servire. Sì, e sai una cosa bella? Che i panini il Tiger Woods non li porta col cestino, ma li tira dalla cucina con la mazza da golf. Alla faccia, è Renato Pozzetto. Ciao DJ Angelo, sono Renato Pozzetto, come va? Tutto bene? Bene, bene. Senti, ma c'è anche quel tuo amico lì, il culatone, come... No, culatone no. A proposito, Marco, io non seguo il golf, però ho saputo che questo Tiger Woods scopava come sì, a destra e a manca. Ora dico, ma perché non mi porta a imparare a giocare anche a me? Così poi magari faccio quelli che giocano a golf. Allora Renato, il Tiger Woods è il numero uno al mondo, eh. Ogni tiro che fa guadagna 4 milioni di euro. La faccia. Oh Madonna. Oggi incomincio subito sulla Wii. Ho capito perché questo aveva tanti amanti. La donna per natura è molto attaccata al denaro. Ma va? No, poi Marco, non è che per caso hai una nuova vicina di casa, eh? Magari. Oh, aspetta, ma quella lì è la nuova vicina di casa. Oh, ma che bel figone. Allora stai zitto che ci sente, Renato. Quella lì è una ex fidanzata del Tiger Woods. Ah, hai capito? Eh sì, è una delle 740 che si trombava lui. Ah, faccia, così tanto. Si è trasferita qui anche lei. Aspetta un attimo, eh. Salve signorina, sono Marco Lanzani. Do you speak English? Salve, sono Linda Patoscone. Sono la vostra nuova vicina di casa. Wow. Per caso avete del sale? Mi sa di sì. Guardi signorina, entri in casa che ci abbiamo tutto qua. Signorina, se permette il sale glielo porto io a casa. Non so se mi conosce, mi presento, sono Renato Pozzetto, l'attore, non so se ha mai visto. Ciao, ho fatto parecchi film, non so se mi ha mai visto. Certo che l'ho vista e mi piacerebbe tantissimo fare tac con lei. Oh la Madonna! Tac! Sa cosa le dico? Che oggi è proprio una bella giornata. Marco, mi dici dove tieni il sale? Ma chi Renato, sei Renato, Renato sale? Guarda che la Linda appena viene a sapere che non sai giocare a gol ti manda a far culo, eh. Signorina, mi ha sentito? No, non mi dite che non sapete giocare a golf e magari vi piace anche il calcio. Guardi signorina, a me il calcio fa cagare, anzi cagarissimo, e per dimostrarglielo la invito domani a seguire una mia partita di golf. Ah, di golf. Ci vengo molto volentieri. Allora aspetti un attimo che chiamo il capo per prenotare. Buongiorno. Buongiorno, senti, sono Renato Pozzetto. Sì. Io vorrei venire a giocare a golf lì da voi. Com'è che si fa? Si può venire tranquillamente. Lei si chiama, scusi? Che... Io sono Michele. Ecco, senti una cosa, Michele. Siccome io non ho mai giocato a golf in vita mia. Sì. E so che solo che domani dovrei venire lì con Linda Patoscone, che è convinta che io sia un fuori classe, no? Sì. E quindi io le chiederei, se possiamo farlo in gran segreto, di accogliermi come se fossi un suo amico. Certo. Poi ci mettiamo d'accordo. Poi ci mettiamo d'accordo per il compenso. No, siccome io dovrei fare tac, capito? Allora, siccome le ragazze giovani adesso sono un po' attratte da queste cose qui, sì. La Linda per il golf, lei diciamo ci va matta. Ma la settimana scorsa, pensa che ho conosciuto una che era attratta per il mangiafuoco del circo. Cazzo, sì, no, cominci a mangiare a fuoco, per carità. Magari per portarla a letto mi è toccato mangiare mezzo chilo di diavoline e darmi fuochi di dentro. Guarda che è una roba. Allora, le dicevo, se lei potesse farmi questo qui per favore, insomma.
Non ci preoccupi, si presenti pure tranquillamente domani. Ci mettiamo... Renato, scusi, con chi sei al telefono? Ecco, sono al telefono con il Michele del Golf Club e mi stava dicendo che senza di me domani non apre neanche i campi. Quindi... Assolutamente, neanche il cancello. Non ecco, ecco, perfetto. Allora ci vediamo domani. Renato, guarda che prima stavo scherzando. A me il golf non piace. No, no. A me piacciono solo le macchine grosse. Allora, Madonna, ma allora siamo a posto. Io già apro una concessionaria io stanotte, domani trovo anche le macchine grosse. Io poi tra l'altro ho la Bentley, quindi andiamo subito a fare tacche. Andiamo a notte. Senta Michele, sì. Tutto a posto allora, eh? Perfetto. Tutto perfetto. Vada via il QT e il golf. Ciao. Saluti. Adesso prendo una radio. Tac. Attacco la fine, tac. Alzo l'antenna, tac. Sintonizzo, tac. Radio DJ, tac. Mi sa che questo è quello. One Nation, One Station, tac. Ciao, bene. Marco, in bocca al lupo. Poi Marco sono io, ma avete chiamato? Ranzani da Cantù. È vero, che casualità. Ciao ragazzi, sono Marco Ranzani di Cantù. Come state? Molto siete bene. Sempre dei poveri? Quello sempre. Forse anche più di prima, vista la crisi. Ciao, pezzente. Ti ho sentito parlare, come stai? Bene, bene, grazie, grazie. Vedi che mi ha risposto subito. Bene, se c'erano dei dubbi su chi era un pezzente, avrebbe risposto anche Angela, mi sei risposto tu. Vabbè, sono qui in compagnia della fidanzata della Vecchia, il calciatore del Napoli. Quello, rubato il role. Quello che ha più tatuato. Della Pina, hai capito qual è? Ho capito benissimo, sì. Il sabato gli hanno rubato il Rolex, no? E oggi è venuto giù a Cantù a prenderne sì. Uno in regalo dal Marco Ranzani. A uno in regalo? Sì, glielo do io. Angelo, questa mattina sono passato dalla Betty Barzaghi a Meda, sì. È presente, no? Sì, sì. E ho ritirato 10 Rolex. E sai cosa ho fatto? Sì. Quando sono uscito li ho lanciati davanti al Millepiedi, quel negozio di scarpe che fa angolo. Ma dillo, scusa, che passiamo fresco. Voglio approfittare per fare un appello a tutti gli abitanti di Cantù. Sì. Vado? Vai, vai, vai. Allora, amici di Cantù, non abbiate paura a girare con il Rolex perché a Cantù non ve lo ruba nessuno. Anzi, è molto probabile che qualcuno vi fermi e ve ne regali qualcuno. Io passeggio tutto il giorno a Cantù oggi. Rari, te stai zitto che va in giro col tarocco del Paul Newman. Vabbè. Che io voglio dire, farsi rubare un Rolex e rischiare la vita per uno vero va bene. Vabbè. Ma rischiare la vita per un tarocco. Ma scusami, ma quelli che mettiti rubano... un altro orologio allora. Ma quelli che rubano capiscono che è un tarocco. Dai. Ma secondo me, si guarda, tra l'usco e il brusco non è che sta lì tanto a guardare. Sentito. Mi stava vibrando la tasca. Questo... quello che dopo due vibrate squilla? Sì, è Amsic. Amsic del Napoli. È Amsic del Napoli, guarda, mi è squillato. Amsic Cell. Vuole un Rolex anche lui per la sua donna. Meglio che non gli rispondo perché li ho finiti. Ah, oggi. Rolex. Li ho finiti, non è che li posso lanciare tutto il giorno. Ragazzi, è faticoso regalare i Rolex, ma non sì. Per i soldi, ma perché si fanno fatica a reperire. Ah, non perché non puoi comprarne tanti. Ah, non lo so, ma tu vai a chiamare, vai a chiedere un Rolex, ma che ti fanno un favore, non so io. No, è vero. Cioè, io volevo prendere uno scatolone e non riesco a trovarli, ragazzi. Angelo, dimmi. Scusa, apro una parentesi, ma sì. Sabato sera cosa facevi nudo in console? Come nudo in console? Sì, era, voleva fare il cantante di Depeche Mode, ma lui ha l'anguria davanti. Vabbè ragazzi, adesso se mi scusate un attimo che devo riprendere il mio lavoro di oggi, che mi sono alzato con questa fissa qua. Cioè cosa devi fare? Regalare Rolex? Per reperire Rolex. Ah, okay, va bene. Mi scusate un secondo. Prego, ci mancherebbe. Ronchi, buongiorno. Buongiorno, salve, scusi, una domanda. Avete dei Rolex in pronta consegna? In che senso, scusa? Va bene qualsiasi modello, no? Perché ho un'iniziativa un po' particolare, no? Per questo inverno. Io li volevo regalare alla gente. Ma sì, davvero? Sì. Vabbè, no, ma che modelli? Cioè? Qualsiasi modello. Perché io volevo fare una roba un po' diversa, no? Oggi pomeriggio, travestito da bandito, giro per Cantù a fare le rapine al contrario. Praticamente, quando fermo una persona, gli dico, sì. Questa è una rapina, sì. E poi gli regalo un orologio. E poi gli regalo un orologio. Cosa dici? Bene, me lo dica dove va, che così veniamo noi a prenderlo. Ma voi li vendete? Senta, passo tra una mezz'oretta? Va bene, passi quando vuole. Mi tenga via tutti i modelli disponibili. Sono Marco Ranzani. Va bene, prego. Buongiorno. Ah, bene. Rossa, chi c'è? Una Roberto, dai. Te ne mando uno, dai. E tolgo il tarocco. Dai, sarebbe ora, eh. Ricordo il nome. Ciao belli.